giorni, Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. In quel tempo, quando l'impero di Roma era governato da Ottaviano Augusto, nell'anno 748-749 dalla fondazione di Roma, nacque a Betlemme, nella terra di Giuda, Gesù, che fu chiamato il Cristo, cioè il consacrato con l'olio santo, il figlio di Dio. La nascita di Gesù rappresenta per tutto il mondo cristiano l'anno zero, dal quale si sono iniziati a contare gli anni della nostra era. Eppure, secondo gli studiosi, Gesù non nacque precisamente in questo convenzionale anno zero, 753 anni dalla fondazione di Roma. Alcuni indizi fanno ritenere che Gesù sia nato 7 anni prima, perché allora avvenne il primo censimento romano in Palestina, quando era governatore della provincia di Siria-Palestina Quirino, di cui parla il Vangelo di Luca al capitolo 2. Sempre nel medesimo anno, poi, il 29 maggio, il 29 settembre e il 4 di dicembre, avvenne un'inconsueta congiunzione tra i pianeti Giove e Saturno, che apparivano nel cielo come un'unica grande stella, quella a cui accenna il secondo capitolo del Vangelo secondo Matteo. Il giorno preciso della nascita di Gesù non è riportato dagli evangelisti. Nella tradizione orientale era fissato al 6 di gennaio, che infatti viene chiamato giorno dell'Epifania, che in greco significa manifestazione divina. Successivamente, le comunità cristiane che vivevano in Occidente, e particolarmente quelle romane, decisero di spostare il giorno al 25 di dicembre per scalzare una festività pagana dedicata alla nascita del Dio Sole. Gesù nacque in un locale modesto, adibito a stalla. In una grotta, afferma la tradizione. La prima chiesa costruita a Betlemme su quella che viene identificata come la grotta in cui nacque Gesù risale al IV secolo e fu eretta per volere dell'imperatore Costantino sul luogo che già da diversi decenni era venerato come la Grotta della Natività. Nel VI secolo l'imperatore Giustiniano vi fece ricostruire la grande basilica che vediamo ancora oggi e che è una delle più antiche chiese del mondo. Chi erano questi misteriosi magi venuti dall'Oriente? La tradizione li descrive come sacerdoti persiani o astrologi babilonesi. A giudicare dai doni portati, sembrerebbero arabi. Le più antiche raffigurazioni cristiane li presentano o come sacerdoti del dio Mitra o come re, secondo le antiche profezie. Nell'VIII secolo compaiono anche i loro nomi, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, e le loro caratteristiche fisiche rappresentarono quelle dei popoli del mondo. Melchiorre biondo come i nord europei, Gaspare nero come i popoli africani, Baldassarre con le caratteristiche dei popoli arabi. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, nel secondo capitolo dei Vangeli di Matteo e di Luca.